Grazie mille. Non l'abbiamo detto all'inizio, Stefano Maffei, anche lui parte dell'Advisory Board del Comune di Milano su Manifattura 4.0. E grazie davvero, perché è uno sguardo che ci aiuta, diciamo, a collocare adesso anche un po' delle esperienze e dei ragionamenti dei panel successivi. A questo punto io presento me stessa, vado qua e farò invece insieme a Costantino Buongiorno, che segue con l'intervento dopo il mio, una rapida come faccio a muovere perché un rapido racconto di cosa ha rappresentato l'esperienza di Open Care a Milano, che dentro la prospettiva europea, che è stata un po' più raccontata ieri, quindi con uno sguardo un pochino più dall'alto e, come diceva Stefano, con questa idea che le strutture come la Commissione europea, no, che sono presidiano la ricerca su alcuni temi, ha deciso di finanziare un progetto come questo. Quindi noi su Milano abbiamo lavorato in partnership con WeMake, quindi formando una specie di pilotino milanese che ha fatto accadere delle cose dentro il progetto più complessivo di Open Care. Partirei raccontandovi un po' qual è stato il nostro punto di partenza, anche se alcune cose sono state già dette ieri, ovvero diciamo, il riconoscere un tema, uno scollamento, diciamo, fra i bisogni e le risposte che nell'ambito della cura oggi osserviamo e che noi abbiamo provato a osservare anche proprio nel contesto milanese, osservando alcune dinamiche che ieri Cosimo Palazzo ricostruiva più puntualmente, ma insomma che sostanzialmente ci parlano un po' di un disallineamento fra quello che sta succedendo nella nostra società e nel nostro contesto, che però rappresenta un panorama molto più ampio di quello milanese, quindi un tema di invecchiamento della popolazione, di non autosufficienza e di risposte che le istituzioni riescono a dare a una fetta molto piccola di questa platea, diciamo, di persone che avrebbero bisogno di cura, di assistenza. Un tema di come sta cambiando la società anche in termini di forme della convivenza fra le persone e modalità in cui i legami sociali si stanno ricomponendo, ad esempio in nuclei familiari molto diversi rispetto al passato, quindi tanti nuclei familiari composti da persone sole, per scelta o meno. Un alto tasso di partecipazione al mercato del lavoro femminile, molto più alto della media nazionale, e per contro una risposta in termini di servizi, che sono quelli che poi consentono sostanzialmente alle donne di collocarsi nel mercato del lavoro, che è ancora insufficiente, anche a Milano, per quanto si stia molto allargando. E infine un tema, insomma, di popolazioni che entrano a far parte a pieno titolo della nostra società e che però, insomma, ancora rischiano di entrare in spirali, insomma, di esclusione o di non piena inclusione nelle società che li accolgono. L'altra faccia, cioè il pezzo risorse, no, che noi abbiamo un po' preso anche come punto di partenza ragionando su Milano, su cosa Milano può fare di nuovo anche per cercare, non dico di colmare il gap di cui parlavamo prima, ma per provare a ragionare su come possiamo ripensare o riformulare anche il tema della cura in un'altra maniera, è un tema anche molto forte di risorse di attivazione. È stato detto anche un po' nel panel precedente di come Milano sia considerato ormai un ecosistema molto vivace, molto fertile per l'innovazione, e soprattutto che questa innovazione passa dentro aree molto diversificate fra di loro, quindi è un tema molto trasversale, a che fare con la cultura, con il lavoro, con la salute, con l'housing, con la creatività, quindi tante aree di politiche anche diverse sono oggi attraversate da fenomeni che chiamiamo di innovazione, e soprattutto che gli innovatori sono soggetti che hanno background molto diversificati e che si incontrano fra loro in un modo che ci sembra molto interessante, per cui quelli che noi chiamiamo innovatori a Milano sono imprenditori, sono gli stessi policy makers, sono pezzi del terzo settore che oggi è chiamato fortemente a ripensare alle proprie pratiche e procedure, sono soggetti come i Fab Lab, che oggi sono al centro della nostra discussione, e sono anche i cittadini, come diceva Stefano Maffei, perché i cittadini sempre più sembrano essere anche protagonisti di molte delle soluzioni che li riguardano, in una maniera appunto che non è quella classica della partecipazione alle decisioni che prendono altri. Infine a Milano c'è anche un tema molto interessante, perché l'innovazione è
sembra un po' il punto di incrocio fra delle dinamiche bottom up, quindi delle spinte, delle dinamiche dal basso che emergono spontaneamente senza che nessuno le chiami o le diriga, e dall'altro dei progetti più top down, come quello che abbiamo visto ieri, di cui è protagonista il Comune di Milano, WeMe, che è un progetto di innovazione sul welfare. Queste due direttrici si incontrano, secondo me, in maniera fertile in un punto che descrive proprio forse una delle specificità dell'ecosistema milanese. Infine, se ne parlava prima, gli spazi sono un tema e un nodo molto importante di questa dinamica innovativa che accade a Milano, e quindi Milano ha anche una ricca rete di spazi, tra loro oltretutto ben connessi, che offrono spesso occasioni di incontro e di riflessione agli attori dell'ecosistema, oltre a essere ovviamente una città che è anche nodo di reti internazionali. L'idea anche che questa conferenza finale fosse internazionale è anche perché ovviamente lo scambio delle esperienze fra contesti diversi è molto importante. Come abbiamo visto, Open Care è fatto di diversi layer, di diversi strati di lavoro. Ieri abbiamo parlato un po' più della prospettiva europea e di come il progetto abbia trovato casa su questa piattaforma messa a disposizione da Edge Rider, proprio per partire non dall'ennesimo sito web nuovo di un progetto che avrebbe rischiato di essere forse di rimanere poco popolato da esperienze nuove, ma di partire da una comunità esistente, viva, che sul tema del care ha sviluppato una serie di conversazioni molto libere e molto disintermediate, per cui anche il ruolo dell'amministrazione è stato particolare dentro a questo progetto, perché ci siamo trovati come in rappresentanza ovviamente di un soggetto pubblico a dialogare con una rete molto orizzontale, dove molto aperta, dove chiunque poteva portare esperienze sul tema della cura, soluzioni di singoli cittadini, di comunità, di altre istituzioni, e questa comunicazione, questa conversazione che è stata poi mappata e interpretata anche da un punto di vista etnografico ha rappresentato proprio questa questo luogo molto disintermediato dove anche noi, scusate, ma tanto la voce alta si sentiva lo stesso, dove anche noi abbiamo partecipato come uno dei tanti attori. Il secondo livello, quello più milanese, quello che più si è aggrappato al contesto della nostra città, invece aveva proprio l'obiettivo di mettere in comunicazione un'attitudine che comunque osserviamo dentro alle comunità, ma anche a partire dai singoli cittadini, nel collaborare fra di loro sul tema della cura, provare a trovare insieme delle soluzioni, un modo di prendersi cura di se stessi e degli altri, che nella città oggi, forse grazie anche al sostegno di piattaforme, nuove tecnologie, avviene in maniera nuova, ma a volte in maniera anche forse più semplice, più immediata che in passato. Ecco, mettere in comunicazione questa attitudine con chi in qualche modo è pioniere, come diceva prima Annibale, di una nuova modalità di rendere accessibili le tecnologie e le conoscenze e le tecniche di manifattura digitale. E questo un po' abbiamo cercato di fare a Milano, per cui siamo partiti con una sperimentazione di primo anno, su cui poi forse Costantino dirà alcune cose più precise, che lavorava proprio su questo, cioè provare a costruire dei gruppi eterogenei che tenevano dentro noi come rappresentanza dei policy maker, i cosiddetti pazienti, o comunque le persone che più che pazienti in quel caso diventavano parte di un gruppo di lavoro che ragionava insieme su alcune soluzioni di cura in risposta a problemi quotidiani, problemi legati alla non totale autonomia delle persone. Da questi gruppi, che hanno lavorato con un metodo appunto di co-design guidato in particolare da WeMake, sono emerse alcune soluzioni che abbiamo poi prototipato dentro appunto il Fab Lab, che sono state poi testate, quindi hanno avuto anche questo valore, questa circolarità, per cui in qualche modo il valore prodotto dentro a questi esperimenti di co-design è tornato alle comunità stesse che hanno partecipato al processo. Ma su questo vado molto veloce perché vi dirà poi dopo Costantino. Eravamo partiti appunto dall'idea di cominciare a coinvolgere alcune comunità, ma un po' come leva per poi coinvolgere gruppi di cittadini anche
non necessariamente appartenenti a gruppi, proprio perché oggi forse anche l'idea di comunità sta un po' cambiando. Ci sono comunità più legate al tema della prossimità, cioè persone che vivono vicine e in virtù di questo iniziano a fare delle cose collaborative insieme, come ad esempio il social street, un fenomeno interessante e abbastanza milanese, ma anche gruppi cosiddetti informali, cioè ha partecipato un gruppo di genitori, di ragazzi con delle disabilità serie dal punto di vista psicofisico, che ci ha un po' seguito in questo processo, ma anche comunità che si aggregano a partire da passioni, come il ballo, dalla voglia di condividere del tempo e degli interessi, oppure associazioni già molto abituate a collaborare fra di loro, come dire, un'associazione per esempio che lavora insieme agli stranieri per trovare soluzioni per altri stranieri che arrivano a Milano in uno dei quartieri che è tipicamente una porta d'accesso per gli immigrati. L'esito della sperimentazione del primo anno è poi un prototipo che magari vi racconterà meglio Costantino dopo, e invece la sperimentazione del secondo anno, cui faccio solo un accenno perché da lì è arrivata un po' la suggestione anche da Annibale, che in quel periodo lavorava sul tema della strategia del comune su manifattura, ha provato invece a affrontare un tema molto tipico dell'amministrazione, di quando un'amministrazione prova, diciamo, costruisce alcune regole che poi fa fatica a far rispettare. Qui un tema di nuovo con delle implicazioni molto interessanti in termini di cura, il tema dell'accessibilità allo spazio pubblico per chi ha problemi appunto di disabilità motorie o di altro tipo, e quindi il tema dell'accesso ai negozi a partire da una modifica al regolamento edilizio del Comune di Milano, che decide che tutti i negozi, comunque sia, anche se non devono fare lavori straordinari, devono potersi rendere accessibili anche con soluzioni temporanee a tutti, e un tema insomma di regola che è stata rispettata ad oggi dal 10% più o meno degli esercizi commerciali. Quindi anche qui l'esperimento è stato provare a smontare il problema, a rimontarlo in un modo nuovo per capire, uno, se magari facendo questa operazione di discussione con una serie di attori di nuovo eterogenei che portavano ognuno il proprio punto di vista, se scoprivamo qualcosa di nuovo sul problema, e due, provare a capire se oggi ci possiamo immaginare dentro il frame di manifattura 4.0 che alcune soluzioni possano essere davvero soluzioni prototipate in maniera rapida a partire da alcuni requisiti che ovviamente l'amministrazione deve dare. Gli apprendimenti per noi, come da un punto di vista policy making su Open Care, sono tanti, provo qui a riassumerli. Che cos'è Open Care? Come possiamo un po' rilanciarlo come un, appunto, non solo il progetto europeo che si conclude, ma un po' un paradigma su cui continuare a lavorare? Da un lato l'idea di cura come un ambito dove ci sono oggi problemi e domande di cura che sfuggono completamente al radar del welfare per come noi abbiamo conosciuto negli ultimi anni, ma anche soluzioni che ci sono fuori da quel perimetro e che, diciamo, abbiamo cominciato a osservare e stiamo mappando, e possiamo immaginarci che insomma, avendole valutate e osservate, possiamo anche capire meglio come connetterle e come sostenerle. Che cos'è Open dentro Open Care? È anche l'idea che la cura oggi sempre più un'attività diffusa e di rete, quindi non è demandata solo al soggetto pubblico né alle agenzie specializzate nella cura né solo alle famiglie, ma è un'attività appunto diffusa e di rete e che può essere oggi redistribuita, o almeno già lo è, fra diversi tipi di soggetti che hanno competenze diverse sulla cura, diverse responsabilità e diverso impegno, diciamo. Ed è un ambito che può essere sempre più sostenuto a partire dallo sguardo di Open Care, da infrastrutture organizzative tecnologiche che ci aiutano a fare meglio questi tipi di connessioni, anche forse dal punto di vista delle risorse, su come provare a riconnettere un sistema di risorse che oggi è molto frammentato. Vado molto veloce, come il pubblico si può ripensare dentro a questo sistema di cura aperto, sicuramente come uno dei provider e non l'unico, insieme ad una rete di tanti attori anche nuovi che oggi stanno prendendo responsabilità di welfare che non avevano in passato. È abbastanza interessante che soggetti come i Fab Lab
oggi dicano qualcosa anche sulla cura, pur non nascendo, diciamo, come risposta a quella tematica. Il pubblico può essere sicuramente abilitatore in questo senso di attori nuovi e può essere un osservatore partecipante, nel senso che può osservare non solo quello che fanno gli altri, ma anche le proprie pratiche e procedure, come abbiamo fatto con Open Rampette. E infine, questa è una domanda che io rilancio un po' al panel che verrà dopo, può essere anche una specie di piattaforma che prova a ricomporre le risorse anche dal punto di vista economico, che sappiamo essere nell'ambito del welfare molto molto frammentate e disperse. Grazie, lascio subito la parola a Costantino. Buongiorno a tutti. Oltre che a essere il tecnico per lo streaming e un po' di altre cosine, sono anche fondatore di WeMake, che è uno dei Fab Lab coinvolti nel progetto europeo, e invoco il mio diritto di autodeterminazione e vi racconterò un po', diciamo, il punto di vista non solo di chi diciamo, è all'interno di alcuni processi e un po' ha provato a disegnarseli, ma anche dal punto di vista di chi questi processi e queste tematiche le affronta sulla propria pelle da molti anni. E quindi sono molto grato a tutte le, diciamo, le informazioni di panorama che sono state date nella mattina, e penso che siano super importanti, soprattutto in un contesto di questo tipo, quando si tenta di, diciamo, sistematizzare un po' le cose. E anche noi, oltre che essere, diciamo, attori sul campo, ogni tanto ci fermiamo a riflettere, e grazie a questo progetto di ricerca europea non solo ci siamo messi a riflettere su come funziona un Fab Lab, su cosa può fare un Fab Lab, ma anche su come un Fab Lab viene visto da fuori, percepito, e come può essere davvero incastrato in alcuni sistemi che sono molto molto grossi o molto rilevanti in termini di senso, in termini di produzione economica, in termini di valore sociale. E quello del care è sicuramente, quello della cura e quello dell'healthcare sono dei temi sicuramente rilevanti e sicuramente, secondo me, adatti anche a quello che si fa dentro un Fab Lab. Cosa ci fa un Fab Lab dentro un progetto di cura? Diciamo un po', ne ha parlato Stefano, e sono molto curioso di diciamo, leggere i dati con attenzione, di vedere i dati con attenzione, e sono grato anche all'evento Make to Care che sta facendo, aiutando a far emergere questa cosa. E vi inizio a parlare di come WeMake doveva stare dentro il progetto Open Care. Questa è una delle illustrazioni che sono state fatte dentro la nostra proposta, che si può tra l'altro leggere pubblicamente online, perché abbiamo deciso di diffonderla anche attraverso il sito. E questo racconta, diciamo, alcuni elementi che dovevano essere svolti tra, diciamo, di collegamento tra quello che erano le conversazioni online sulla piattaforma e quello che potevano essere, diciamo, il layer di prototipazione e quindi anche di documentazione e diffusione. Questa rappresentazione diciamo, è stata un punto di partenza per progettare una serie di attività, e anche è una rappresentazione che abbiamo tentato di usare e di migliorare pian pianino per raccontare, diciamo, le molteplici attività che si dovevano incastrare per alla fine arrivare a dei prototipi, o quantomeno per stare nel processo di prototipazione di artefatti. Questa è un'altra rappresentazione che abbiamo fatto, questa anche è un'altra rappresentazione che abbiamo fatto, secondo me qua si iniziano a vedere un po' di cose, diciamo, il Fab Lab come elemento di connessione tra online e offline, con dei canali che sono anche delle attività di ingaggio, di produzione di valore, di knowledge e di produzione di progetto. Vi propongo un nuovo tentativo di schematizzazione di questo affare, ed è un tentativo che più o meno ricorda, diciamo, come funziona e come doveva funzionare come, insomma, ha funzionato Open Care e come WeMake è incastrato in questo sistema. Ho rappresentato due piani
piano delle attività online e delle attività offline che vengono svolte dentro un Fab Lab, all'interno di un Fab Lab, e WeMake che un po' attraversa questi due piani. A questo ci aggiungo anche, immaginatevi spazialmente, dei piani verticali come se fossero delle tende che attraversano i piani online e offline. Questi piani sono le tematiche, sono i campi di attività in cui il nostro Fab Lab in particolare, ma un Fab Lab si può cimentare in termini di conoscenza delle persone, prodotti che vanno sul mercato, formazione, devices e via discorrendo. Queste sono alcune delle cose con cui ci proponiamo anche, diciamo, al mercato in vario modo. E come vedete le cose sono molto varie, si passa dal fashion a una cosa che, diciamo, ho inventato durante Rampette come agile policy making, dal service design alla robotica, all'IoT. Quindi delle competenze molto ampie, dei livelli molto differenziati e dei livelli che tentiamo di tenere in un paradigma di ibrido, per dirla con Venturi e Zandonai, ma io mi immagino questa rappresentazione proprio con WeMake come un fagiolo, come una forma che attraversa questi layer e che può in qualche modo aiutarci a rappresentare, diciamo, la diversità, in qualche modo anche la potenzialità che può essere, diciamo, sviluppata o raccolta in questi luoghi, che sono dei luoghi fisici e che sono un po' degli specie di portali spazio-temporali tra delle comunità online veramente ampie e i nostri territori e i nostri attori territoriali. Tutta questa roba serviva per, appunto, passare dalle conversazioni alle azioni, ovvero andare verso i progetti, dalle idee. Quello che facciamo dentro WeMake è tentare di passare dalle idee a degli artefatti che possono essere più o meno fisici, più o meno tecnologici, più o meno servizi o prodotti. Queste sono, diciamo, le cose principali che WeMake ha fatto dentro Open Care. I progetti, alcuni li vedete sul nostro banchetto e sono in Open Rampette. Di Open Rampette parleremo più specificamente oggi pomeriggio, diciamo, accennerò qualcosa. Della Making in Residence trovate alcuni progetti che sono stati diciamo un po' incubati, seguiti all'interno della Making in Residence nella mostra, e questo fa parte di uno scenario molto più grande che vede WeMake, diciamo, aver affrontato nel tempo, in questi due anni, fuori e dentro il progetto Open Care, molti altri diciamo, progettoni, e uno sarà quello che affronteremo nei prossimi anni, che è Grippos, un nuovo progetto finanziato all'interno del percorso CREW di Fondazione Cariplo, che va, diciamo, nella stessa direzione dell'open care, di Open Care. Questi sono, diciamo, i mini siti che abbiamo creato per documentare tutto il lavoro in ottica open source dei due, diciamo, progetti principali, rampette.opencare.cc e impe.opencare.cc. Potete ovviamente partire dal sito, dal mini sito che abbiamo fatto del progetto per andare a esplorarli. Sappiate che tutti i progetti sono open source, ovviamente, sono documentati su GitHub, non solo, diciamo, con i file dei device che si possono fare, ma con molto materiale che può essere potenzialmente riutilizzato in altri contesti. Lo stesso template del sito è riutilizzabile per fare altra documentazione. Mi sembra molto importante, molto rilevante, diciamo, citare, per fare in modo che l'ecosistema possa
diciamo, giovare anche di questa esperienza di diciamo, andare a leggere molto in maniera interessante questo libro di Erich von Hippel, che è un economista che ha fatto negli anni una serie di pubblicazioni rilevanti per il mondo della produzione collaborativa e dell'economia collaborativa, che si chiama Free Innovation. Free Innovation parte sostanzialmente dall'identificare non solamente, diciamo, il business as usual, ovvero l'innovazione dei produttori, ma di esplicitare la presenza di un altro paradigma, che è quello dell'innovazione, diciamo, che viene fatta senza bisogno di incentivi economici, okay? Che è tutta quella che in qualche modo ha anche Make to Care, soprattutto nella prima edizione, aveva raccolto e anche noi come FabLab abbiamo visto succedere all'interno delle comunità locali e online che abbiamo visto. Questa cosa Von Hippel la dice per dire: se abbiamo due paradigmi, allora possiamo riuscire a capire come funzionano tutti questi passaggi, tutte queste freccette. E questi, cioè, la presenza di un paradigma non vuol dire che uno è da preferire rispetto all'altro, ma perché sempre più si devono creare dei gradienti che passano, o dei ponti che passano tra l'uno e l'altro. E allora, quando si parla di innovazione o anche di open innovation, secondo me diciamo, l'open innovation da alcuni economisti è descritta come semplicemente marketplace di innovazione. E allora, per ricollegarmi al tema della manifattura e della manifattura distribuita, penso che se ragioniamo in termini di innovazione distribuita, alcune cose ci tornano fortemente come, diciamo, logiche di scambio di produzione peer-to-peer, orizzontale, in cui davvero l'ecosistema è importante. Quindi, diciamo, come esistono due paradigmi nel mondo dell'innovazione, tra la free innovation e il producer innovation, anche qua potenzialmente possono esistere due paradigmi tra care e open care. Quando diciamo che open care c'ha dentro alcuni valori che arrivano dall'open source, dalla trasparenza, dall'inclusività, eccetera eccetera, e anche in questo senso secondo me non bisogna pensare a due paradigmi che possono stare in opposizione, ma a due paradigmi che servono per concettualizzare delle cose che invece sempre di più si devono amalgamare, e sempre di più le cose che nascono diciamo, in dimensione orizzontale, bottom up, possano arrivare e mescolarsi intimamente con, diciamo, le economie esistenti. Quindi, compiti per tutti, come dice Brezhnev nei suoi oroscopi: quali sono gli enabling factors, quali sono le cose che servono, quali sono che l'ecosistema di attori che vediamo rappresentati in questi due giorni, dalle istituzioni europee a quelle locali, dagli attori economici, diciamo, istituzionali nel mondo della cura, fino a quelli che provano a innovare nel garage di casa, nella loro cameretta, quali sono i fattori abilitanti per fare di cambiamento per fare questa cosa qua. Sono quasi arrivato alla fine, ho ancora una cosa da dire riguardo a questo termine. È un hashtag, questo hashtag è in public domain. Se vi sentite e se siete, diciamo, comodi a usarlo, usatelo, è lì fuori. Grazie, ciao.